siamo parzialmente riscattati dalla sconfitta di Catanzaro, anche se non siamo riusciti ad arrivare quinti. Questo settimo posto ha un valore superiore perché equivale un po' a quinto, sesto, settimo, ottavo, che alla fine siamo arrivati un po' tutti là. Diciamo, la partita di stasera è stata un piacere vincere, anche per dare una bella soddisfazione ai nostri tifosi, per aver giocato così bene, per aver dato a noi stessi un'ulteriore consapevolezza che siamo una buonissima squadra e che può dare fastidio a chiunque. Certo, noi adesso abbiamo psicologicamente un peso nettamente inferiore rispetto a quello che avrà Bisceglie nel quarto di finale che ci verrà impegnati domenica prossima. Quindi insomma, ci prepareremo al meglio, ce l'andremo a giocare, una squadra molto forte, avremo comunque giocato contro una squadra forte, insomma, se non era Bisceglie, era Globo di Palermo. A questo punto ci sono poche differenze tra l'uno e l'altro. Siamo contenti della partita. Se avessimo avuto meno impedimenti durante l'anno, vedi la partenza di Piaggio Sette, Rimes, un lungo infortunio a Scavazzo, le varie febbri e fastidi vari ai vari Luciano, Luciano, Chiaropalo che abbiamo avuto durante l'anno, e un ultimo, il nostro bellissimo arrivo di Matrone, ma che è conciso anche con due sue assenze pesanti, perché proprio a Bisceglie, dove noi giocavamo una prima partita, lui non c'era perché fu convocato dall'altra sua squadra, da Scafani, e anche a Catanzaro, dove lui è arrivato dalla nazionale con un piccolo infortunio. Questo ovviamente ci rende ottimisti, ci rende quantomeno sereni. Sappiamo che non andremo sicuramente a dare fastidio a Bisceglie, quello che vogliamo, rendere la vita difficile e facciamo trovare un'occasione, in caso in cui si presentasse, noi ci crediamo molto di passare il turno, quello che riusciamo. Quantomeno una cosa posso essere certo e posso sicuramente promettere a tutti, alla società che sta sempre con la regina, al pubblico che anche stasera è stato molto affettuoso e caldo, noi posso promettere che i giocatori, tutto lo staff, metteranno tutto a fare molto per fare bella figura e portare avanti nome e colore di pantaloni nel miglior modo possibile.